Consegnate dal prefetto le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica, Piacenza può contare su 9 nuovi cavalieri e un ufficiale. Un 70enne in fila al catasto ha accusato un malore ed è stato salvato grazie al pronto intervento di un dipendente con il defibrillatore. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli ambulanti del mercato natalizio di Piazza Cavalli soppresso, soddisfatta l'amministrazione comunale. Tradizionale messaggio di auguri natalizi del Vescovo Ambrosio che rivolge un pensiero a chi vive nella precarietà. La versione integrale andrà in onda lunedì 24 dicembre alle 20.05. Torna alle 21 su Telelibertà nel Mirino. Ospite del direttore Nicoletta Bracchi sarà il presidente di Confapindustria Cristian Camisa. Alle 20.30 torna Zona Sport. Pro Piacenza nel caos. I giocatori senza stipendio da 3 mesi annunciano lo sciopero a oltranza. Salta la gara di domenica.